assessore del Comune di Taranto alla cultura e alla pubblica istruzione, nonché consigliere di parità della provincia di Taranto. Oltre la Shoah, un evento che si è il primo di una lunga serie di eventi contro ogni forma di genocidio, eventi che davvero rappresentano una vergogna per la razza umana. Un pubblico particolarmente attento, numeroso, una platea soprattutto di giovani. Ecco, l'importanza di formare i giovani, di far sì che i giovani siano attenti rispetto a tragedie inenarrabili, come appunto quella della Shoah, ma partendo dalla Shoah e proseguendo per tutti i genocidi. Lei nel suo intervento ha anche fatto riferimento a divise, a simboli di quella barbarie. Sì, ho avuto veramente il piacere oggi di incontrare oltre 100 studenti delle nostre scuole, tutti attenti. Ovviamente abbiamo fatto un viaggio nella incomprensione umana, no? della ragione, cioè come può una persona alzarsi un giorno e ritenere di poter essere libero di sterminare milioni e milioni di persone soltanto perché erano ebrei, ma non abbiamo parlato soltanto dei ebrei, abbiamo parlato di omosessuali, di lesbiche, di delitti politici, abbiamo parlato di rumeni, di tutte quelle categorie di persone che all'epoca vennero uccise con raziocinio. Hitler diceva: voglio le ceneri, muovetevi a costruire i forni crematori, perché io voglio ceneri, non voglio cadaveri, le ceneri non si vedranno. Quindi una sistematica riduzione, annullamento dell'essere umano anche attraverso le condizioni inumane che vivevano nel campo di concentramento. Abbiamo parlato delle divise, abbiamo parlato dei simboli, abbiamo parlato dei numeri tatuati sul braccio, come venivano identificati da un numero. I ragazzi mi hanno seguito con attenzione, ma tutto questo orrore è servito a dire cosa? A dire a loro di essere testimoni oggi, di dire no alle discriminazioni, che parte dal piccolo, parte dalla casa, parte da dire no alle discriminazioni per la strada, nelle aule, nelle scuole, perché la discriminazione è anche quella, è l'intolleranza anche di oggi.